Era il 1971 quando una delle più celebri band della musica anglosassone, i Pink Floyd, si esibivano nell'anfiteatro di Pompei. Dopo quasi mezzo secolo, il 12 luglio prossimo, il rock tornerà nel Teatro Grande con Sir Elton John. Nel 1971 il gruppo Progressive Rock cantò e schitarrò in un anfiteatro completamente vuoto, perché il concerto era destinato non al pubblico pagante, ma alle riprese del cult movie Pink Floyd Live at Pompeii di Adrian Maben, mentre a luglio Elton John si esibirà davanti a spettatori in carne ed ossa, pronti ad andare in estasi alle prime note di Rockman e a far ondeggiare gli accendini sugli accordi di Goodbye Yellow. Con il concerto del cantante, pianista e autore britannico si apre per Pompei una stagione di rinnovamento, non solo in chiave rock, perché sono previste notte di Pompei, altre stelle oltre quella eltoniana. D'altra parte, il ministro dei beni culturali Franceschini è convinto che il progetto Pompei segnerà finalmente la svolta buona per il destino degli scavi, relegando in soffitta l'epoca buia dei crolli a ripetizione e degli scioperi dei dipendenti. Ma basteranno l'ottimismo della volontà, quello della regione, più un soprintendente del benaugurante cognome Osanna, d'altra parte la stessa impresa di riuscire a chiudere l'accordo con i manager di Elton John è stata tutt'altro che facile. Ma il sogno si avvera, il cantautore britannico presenterà una selezione di brani tratti dal nuovo album Wonderful Crazy Night, oltre ai pezzi che hanno lasciato un segno indelebile nelle vite di intere generazioni.